Ben trovati da Giovanni Pinelli, siete in collegamento con il campo di San Liborio. Esce dai blocchi Ferraccioli, Panunzi, Simone! Panunzi, 120 secondi e già si è sbloccata la gara qui al campo di San Liborio, 1-0 per la Vistitirrina. Vediamo se c'è la possibilità di appoggiare per Maggi, nuovamente Zeppa, Zeppa da questa parte, Marco! Manca! 2-0, raddoppio dalla Vistitirrina, manca la posizione molto ravvicinata, l'ha messa dentro, quindi è arrivato il raddoppio da parte dei Civitavecchiesi. E Maggi recupera questo pallone, Zeppa fa la sola posizione, Zeppa è tutta sola fuori, clamorosa occasione per la Vistitirrina con Davide Zeppa che l'ha messa fuori. Lo spot dice Federico Appedecchi e poi la rete di Alessio Rosati che accorcia le distanze. E Simone Panunzi si accende un 3 contro 2 con Marinaro, Marinaro, Simone Panunzi, Cappadocia con i piedi. Attenzione allo Sporting Cerveteri, Appedecchi, Appedecchi, una parata super! Nega la gioia del gol a Tonetti. Maggi, Maggi, Simone Panunzi, Simone! Panunzi ha trovato il buco e l'ha messa dentro, adesso a festeggiare in panchina con Umberto Di Maio, torna il più 2 per la squadra di Civitavecchia, recupera il pallone Maggi, va da Zeppa, Zeppa, ancora Zeppa, Davi, Zeppa, 4-1, triplo vantaggio, massimo vantaggio per la Vistitirrina, buona questa percussione. E c'è lo spazio per andare in contropiede con Simone Panunzi, non riesce a centrare la porta. C'è Tonetti, solo davanti a porta di Appedecchi, il pallone lì, Appedecchi, in due tempi. Partita ormai chiusa, Salvati va in porta, la parata di Cappadocia. E poi va a terra e c'è calcio di rigore per lo Sporting Cerveteri. Il gol da parte dello Sporting. Al campo di Via Castelli è finita! La Vistitirrina ha battuto per 4-2 lo Sporting Cerveteri e sopravanza gli avversari di quest'oggi.